questa web series è un po' come Agatha Christie, però 2.0, perché ci sono i social network, un'idea molto interessante. Esatto. Vi siete un po' ispirati alla vecchia Agatha oppure no? Assolutamente sì. Diciamo che la struttura di 10 piccoli indiani è alla base della struttura usata per raccontare questa storia. Poi abbiamo modernizzato mescolandola un po' la struttura di Lost, se vogliamo parlare di serie attuali, perché c'è questa linea di tempo mercuriale che oscilla tra il presente e il passato di personaggi protagonisti, con flashback che vengono rilanciati dai social network. Quindi questa è la struttura, diciamo, di base di Goldfish. Con i registi di Mine, che erano qui a Giffoni qualche giorno fa, parlavamo del fatto che ormai questa generazione, che nasce praticamente con gli smartphone e i tablet in mano, non si sa dove andrà a finire questi ragazzi. Adesso poi sentiamo anche la protagonista. Hanno già i tablet, però non ci sono ancora proprio nati. Dove andremo a finire effettivamente? È importante analizzare questo rapporto dei giovanissimi con le nuove tecnologie? Secondo me è importantissimo, perché i giovanissimi hanno degli strumenti molto potenti per gestire e elaborare le immagini, e quindi devono rendersi conto che l'immagine ha un potere e va controllata per evitare di provocare dei danni, ma va usata bene perché possono raccontare delle storie che fanno del bene e non del male. Secondo me quindi è importante anche studiare la storia del linguaggio delle immagini, capire come sfruttarle al meglio per raccontare storie che cambino il mondo in senso positivo. Allora, abbiamo parlato di Agatha Christie, di Lost, tu hai qualche idea di questi riferimenti, oppure per te sono arabo e sei già lanciata? No, no. Agatha Christie soprattutto, io non sono patita di gialli, questo sicuramente mi piace molto, mi piacciono i thriller, queste cose qua, e quindi non sono sconosciuti. Certo, la storia che raccontiamo è abbastanza, parla talmente di fatti di attualità così recenti e conosciuti un po' da tutti, che diciamo si intuisce di che cosa stiamo parlando, quindi anche il giallo ha già qualche spunto, diciamo, di appiglio alla realtà, ecco. In un momento in cui Instagram, i social, dove spesso si scatenano anche proprio delle cattiverie gratuite, perché magari per una persona adulta sono più facilmente gestibili, ma per un ragazzo che sta crescendo e magari ancora un po' insicuro possono diventare anche proprio, appunto, bullismo. Come si gestisce? Tu come lo vivi da giovane? Ci puoi dare una testimonianza? No, sicuramente il fatto è che dietro i profili, che possono essere sia profili falsi che profili veramente di persone reali, è molto più facile esprimere giudizi sulle persone, parlare, insultare, poi, che è quello che il tema che stiamo trattando, del cyberbullismo. Quindi certamente è molto, bisogna veramente scegliere con cura le cose da mettere in rete per non subire poi questo tipo di maltrattamenti, diciamo, ma molto di più è necessario appunto un lavoro di prevenzione sull'utilizzo dei social da parte di sia delle persone che postano le foto, sia da parte delle persone che poi le commentano in maniera negativa, ma soprattutto secondo me la cosa più importante è quella di creare da parte di coloro che sono spettatori di questi atti una sorta di atteggiamento di rigetto di queste iniziative, nel senso che se le persone che non sono direttamente colpite da questi atti si coalizzassero contro colui che ha creato questa situazione, forse le cose sicuramente prenderebbero altre pieghe, le persone vittime si sentirebbero più accolte e meno giudicate. Quindi la soluzione è il metodo Gianni Morandi, rispondere gentilmente anche agli insulti? Rispondere gentilmente a tutti, questa è un po' la chiave di tutto, della vita, insomma, un sorriso sicuramente può cambiare una situazione da così a così, metodo Gianni Morandi. Ok, grazie mille. Grazie. Grazie.